belli, giovani, grassi, alti, scarni, ruote, calvi, vecchi decrepiti, capelloni, froci, ma tutti caucasici. Il design si tinge di bianco per un'occasione veramente speciale. Quest'anno, per la prima volta a Milano, si tiene la 20ª edizione del Salone del Morto. Tutti i più grandi architetti e designers defunti saranno riuniti una volta per tutte per presentare il progetto definitivo. L'Apocalisse. Anche alcuni vivi si preparano per questo evento. Ecco Massimiliano Fuxas che presenta la sua grande bara alla scorsa edizione del Festival del Cadavere. Vieni, cioè la cosa bella è non entrare. Se tu vuoi entrare, ti devo. No, ti devo riprendere, io ti riprendo. Sai, il sistema è Pepper's Ghost, il sistema dell'Ottocento. Questo non è, vedi come compaiono le immagini. Non c'è uno schermo, non c'è nulla, non c'è uno schermo neanche trasparente. È una merda, una schifezza. Cos'è sta roba? Ma è che... meravigliosa, sentire. Secondo me sei totalmente un coglione. L'installazione è fatto esattamente il contrario degli altri. Sì. Cioè, gli altri hanno fatto il casino, io lo costruisco. Quando bisogna riflettere, riflettiamo su altri elementi di riflessione. Ciao mamma, vai, ciao. Ma sentiamo alcuni illustri figuri cosa ne pensano. Capirà, ci vorrebbero due tomi da 1000 pagine ognuno, insomma. Siccome l'arte cambia come mai prima di oggi, e così c'è un alternarsi di tendenze continuo. Sì, l'estetica è sempre l'estetica, ma lei non sta rispondendo alla domanda. Qual è la posizione? Mi ha molto interessato la presenza molto forte, molto pervasiva della fotografia d'architettura, che è diventata evidentemente, diciamo, lo stesso titolo, lo stesso rango. Acqua e vento sopportar, mangiar male e mal dormir.